su tatami vediamo anche schierato un atleta in prestito al team ungherese, il forte Evelyn, direttamente dall'Inghilterra, contro uno dei paladini del KPA, Davide Buffato. Gli incontri ovviamente salgono un po' di intensità perché il fisico fa la sua parte e le velocità aumentano. Intanto Piero del team è andato a segno, 0 subito pareggiato. Sì, subito pareggiato da nostro Buffato. Si allunga tanto Davide con un blitz, ma purtroppo l'atleta riesce a piazzare un calcio laterale bloccando il blitz. Ricordiamo che il calcio laterale è anche due punti, quindi questo non c'è imparato. Sì, però abbiamo fatto una puntualizzazione. Il calcio vale due punti se viene tirato al viso. E invece se viene tirato al tronco vale solo un punto. Poi c'è anche la possibilità di tirare il calcio di polo, che tirato all'addome assegna due punti, e invece il calcio al polo tirato al viso e se ne guadagnano tre. C'è tutto quello che farà diventare l'esperto di Montani, quindi a poca volta ti darà tutte le nozioni. Diciamo che il bello proprio di questo lavoro è proprio quello di imparare ogni domenica regole, nuovi sport, nuovi dettagli di tutti gli sport. Sicuramente questa è la mia primissima esperienza con il concorso, che sono rimasto veramente già in un sport decisamente spettacolare, si lavora tanto con la velocità e gli spostamenti, somiglia un po' alla scherma, sport ben più nobile e più quotato, già sport olimpico, però il concetto è più o meno lo stesso. Qui però abbiamo un tatami quadrato dove gli atleti possono muoversi, rendendo sicuramente una cosa molto complicata. Qui siamo sul risultato di 3-3, cosa è successo in questo momento? C'è un'indecisione arbitrale e gli arbitri si sono consultati per avere una linea comune della decisione. Peccato non aver approfittato di questo enorme errore.
nulla di fatto, ancora l'errore da parte di Davide. 18. Davide Tim. 3 punti difficilmente da recuperare, purtroppo tra i Divi vediamo mollare anche questa medaglia d'oro e quindi si conferma ancora una volta essere il team più forte al mondo. Questi ungheresi veramente stanno facendo una passa di premi e si portano a casa anche questa quarta coppa dedicata appunto alle categorie Tech Team Junior Boys. Sì. Ed eccoci qua, quindi chiamiamo anche i terzi classificati. Sì, pregherei il team Best Fighter, il capostruito, Chris, up to the time, con Serponi. Thank you.